Eccoci qua, bella vecchia di streaming. Un BPM che ho in mente da oggi pomeriggio, che sto nel traffico. 115 BPM, una bombatonata facciamo. Kick mi piace, me lo sono preparato prima. I kick sono di Machine. Snare e clap vengono dalla DD8. Registriamoci il primo pattern. Quantizziamo, giusto per. Allora, diciamo che questo potrebbe essere il nostro pattern della strofa. Adesso facciamo un intrino con un po' di clap. È la cassa del futuro per me. Allora. Pattern dell'intro. No, la doppia di 90 non ci piace. Andiamo a riquantizzare. Ok. Allora, diciamo che la nostra ritmica per l'intro e la strofetta mezza che c'è. Un po' continuo 808. Ce lo proviamo un attimo d'ora. Ok. Sembra il suono giusto. 808 non sbagli mai. Quindi andiamo a recare. Registriamo audio, perché i campioni sono interni. Allora vediamo. Rifacciamo. Quindi è sempre meglio suonarsi gli strillanti, perché comunque a livello di dinamica l'espressione con le bacchette è un'altra storia che il pulsantino della tastiera o di un pad. Quindi ce la siamo suonata. Vediamo cosa abbiamo fatto. Delle imprecisioni, ma ci piacciono un po', però ci andiamo a dedicare con il flex.
comunque sarebbe un'opzione di logic interna, si trova i transienti e tu là te li metti a tempo, diciamo, come potrebbe essere un warp di Ableton Live, solo che interno a logic. Flex si chiama, ragazzi. Se vi serve, sta qui. Ci serve qui sulla ruota finale. Quindi andiamo a mettere a posto un attimo qui. Abbiamo le bandierine sui transienti che vogliamo spostare e li spostiamo. Vediamo un attimo il pezzo e ci rubiamo la prima parte che gira meglio, quindi lavoro a 5 e lasciamo affinare, questo va a casa. Eccoci qua. Dire che siamo a qua. Ok, un po' più di sconto perché metteremo uno squizzetto. E via così. Allora, ci siamo. Sentiamo un po' ritmica più o meno di intro. Questa fetta ce l'abbiamo. Andiamo a fare un giro di basso. Ci fa piacere. Basso e Massive sono partite da una sinusoide, ho aggiunto un'onda triangolare, ho alzato un po' l'attacco per dare quel effetto di wah, wah. E questo è il basso. Adesso sentiamo un attimo con l'attacco un po' più giù. E la essiamo, cioè salviamo. E in quel momento ci può stare. Facciamo una figura di rullante più semplice per il drop, cioè per la strofa, magari quella dell'intro, troppi colpi, troppo forzata. Ecco qua. Quindi, da qui mandiamo le H. Devo stare attenti perché è sensibile, quindi abbiamo il rimshot al posto del classico 808. Grazie.
Ok, ci siamo. Un po' moscetto strullante, quindi pressione al volo, giusto per schiacciare quei colpi che ho suonato un po' più mollaccione. Ci mettiamo un rafforzino. La S, la quantizziamo. Però sento un dislivello che non mi piace tra la cassa dritta e il ghost della cassa. Quindi andiamo ad abbassare un po' i ghost. Per intenderci, questa è la cassa e questo è il ghost della cassa, quindi vediamo abbastanza. Ok, questo è un po' troppo. Chiaramente sul basso già avevo predisposto una cassa sidechain. Brevissimamente, il sidechain serve a lasciare, insomma, libero uno strumento che ti interessa, cioè non affossare il mix su, magari sulla cassa, quindi il basso, i synth e quello che andrà sull'uno sulla cassa verrà attenuato dal sidechain. Cioè il sidechain cos'è? È una chiave che tu metti in qualsiasi compressore, hai un in, l'in in questo caso è la nostra cassa, quindi ogni volta che il transiente della cassa apre, il tuo basso sarà schiacciato, insomma. Quindi solo ogni volta che la cassa batte. Lo stendi su tutto il pezzo, però se mancano delle casse di sidechain, poi i volumi ti si sballano, chiaramente, perché comunque è tutta una cosa fatta apri e chiudi. E questo è il risultato. Questo è il sidechain. Basso c'è, ritmica più o meno ci siamo. Andiamo a vedere dei laserini settoriali proprio del Mumbaton. Una cosa che ho tagliato dei laser e me li sono risuonati come uno strumento. Cioè, prendi un campione audio e Logic ha la funzione di trasformarlo in un strumento MIDI, quindi tutto ciò che hai campionato audio lo suoni grazie al MIDI. Se apriamo anche l'edit del campionatore, vediamo i quattro campioni e li possiamo anche allungare per tutta la scala del nostro pitch. Ok, andiamo a sentire come ci passano stanze. Ok. Andiamo a mettere
la strofa. Spezzeremo il pattern perché è troppo lungo e continuo, dopo lo battezziamo. Adesso servirebbe un bel sample di voce, un bel vocal. Casualmente abbiamo Martina May qui che ci registrerà una cosa. Quindi la sistemiamo per farla registrare. Il microfono sta lì. Così è acceso. Cuffie. Ti senti? Sa. Sì. Ok, dobbiamo mettere qualcosa per farla sentire un po' meglio, un bello split channel che gli pompa un po' la voce. Meglio? Ok, allora abbassiamo l'out, mettiamo solo in cuffia noi e poi faccio sentire quello che vuoi fare. Vai libera. Non mi interessa un motivo. Ok. Na 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 na. Ok, allora facciamo sentire al volo il motivetto e magari ci troviamo. Ci proviamo a mettere due parole. Ci proviamo a mettere due parole. Intanto il movimento a me piace. Ok, ho diventato il basso. Una o due parole? Ci piace il basso a noi? Ci piace il basso? Un po' in tema. Un po' in tema? Se ci piace il basso, ogni giorno ci piace il basso. Vogliamo dire. Vai, vai. Questo messaggio mi piace. Tutti i giorni mi piace il basso. Bene. Ora. Vuoi registrare direttamente? Sì, non ci sono. Un po'. Ci sei? Every day, wake up in the morning, I need a face, I need a face. Every day, wake up in the morning, I need a face, I need a face. Scusami, lo sai, rifacciamo? Questo è perché sono stupido io, frenetico più che frettoloso. Vai, rec. Every day, wake up in the morning, I need a face, I need a face. Every day, I wake up in the morning, I need a face, I need a face. Ok, ci piace, me la S. Sentiamo un attimo il solo, la voce.
Every day, wake up in the morning, I need a bass, I need a bass. Every day, I wake up in the morning, I need a bass, I need a bass. Ci piace. Quindi, ora, che faccio? Questa voce me la risuono io campionandola, scruandola un pochetto, quindi chopped and screwed. Allora. Ci prendiamo every day. Every day. Every day, wake up in the morning, I need a bass. I need the bass. Allora, I need a bass. I need a bass. I need the bass. Vediamo che li separiamo tutti e due. Quindi abbiamo... Every day. I need a bass. I need a bass. Ci vediamo anche questo che ha una chiusura diversa. Need a bass. Need a bass. Need a bass. Andiamo a tagliare. Poi selezioniamo le voci che vogliamo trasformare in uno strumento. Ok. Quindi questa e questa, convert to a new sample, che fa? Ti prendi i campioni che hai tagliato e te li rimette qui. Every day, at a bed, at a base, at a bed, at a bed, every day, chiaro? Quindi, at a bed, at a bed, tagliato male, at a bed, at a base. Andiamo a editare. Quindi, abbiamo il campionatore XS24, edit, at a bed, at a bed, doppio clic. E andiamo a tagliare un voce pulita, che la manteniamo così chiaramente, e adesso andiamo a vedere cosa possiamo fare. Ok, mutiamo la sua. E qua ci mettiamo un bel vocal transformer, la scriviamo un po', sempre interno di Logic, funziona benissimo, mi piace tantissimo, vocal transformer. Every day. Mettiamo almeno 12. Every day. Sì, l'ottava rimane quella. Every day. Mettiamo un compressore perché sento un po' basso, devo registrare un po' basso. Every day. Ok, vediamo se sull'intro possiamo fare una cosa del genere.
Ok. Siamo in diretto. Perché direi dabbato, ultra dab. Andiamo a levare l'oscillazione dell'LFO, se no dà problemi con le note. Andiamo un po' lo spettro della ripetizione. Troppo stretto. Un po' meno feedback. È diventato uno strumento. Questo basso andiamo a inserire nel mix con un riverbero particolare che, oltre a metterlo dentro il mix, gli dà anche un suono più svuotato, più metallico, una cosa del genere. Vediamo quando si svolta come funziona. La voce è troppo buona, come troppo diverso. Vediamo un po'. Quindi, sentiamo fino adesso cosa abbiamo combinato. Quindi copiamo la nostra batteria. E dobbiamo arrivare a un break. Quindi mi registri i vocalizzi, quelli che stai prendendo prima senza le parole che mi piacevano? Quelli di prima. Ah, guarda, quelli di prima vanno benissimo. Quel nananà che ho fatto prima. Il nananà. Anche diversi di voi, eh? Ah, come vuoi tu? Ti faccio una cosa che mi veniva a momenti. Ok. Come registrare? Sì, adesso appena... una battuta fuori. Ok. Okay. Ah, pensavo avessi... Va bene. Proviamo a mettere di reverse. Magari sull'intro si sta più bene. Ok. Andiamo così, com'è. Roba indiana. Ci piace? Un diletto, non sta. Ok, lupiamo, mi piace.
Prince, ragazzi, diventa subito India in un attimo. Timbaland ci ha basato una carriera, diciamo. Ok, ma poi iniziamo un po' di qualche laserino sul dentro. Che sta bene. Pure questo un bel delay. Magari Crystallizer. Una cosa. Un plugin Sound Toys molto figo. Ma un delay reverse. Non male. Mettiamo il sync. Ok. Ci siamo, il nostro top è questo. Di un po' di volume troppo sbagliato. Ok. E arriviamo a un break. Riprendiamo il clap dell'intro. Lo mettiamo qui. Qua serve un bel cassone 808. Ok. L'abbiamo, non so se il streaming si sente, perché penso di no. Comunque, bel cassone 808, un bel sub sotto che allarga per il break. Li quantizziamo. Un po'. Prendiamo. Quantizziamo prima. Ci mettiamo i laserini immediatamente. Allora, mettiamo i laserini e facciamo una bella automazione di pitch a salire. Settoriale. Quindi apriamo un bel tornado, sempre Sugar Bites. Fantastico, un'effettiera per DJ, diciamo, invece che essere una pedaliera per chitarra, è un'effettiera per DJ.
mi spettava di vedere Riverberoni, eccetera, eccetera. Quindi. Quindi, era S. Dalla nostra salita ritorniamo al nostro droppetto. Ok, quindi. Forse ci metterei un bel rullante da marcia, tipo la bad girl, una cosa del genere, un po' cheerleader, so come dire. Allora, eccoci qua. Eccolo qui. Rifacciamo. Scegliere il primo loop che quello eseguito meglio, secondo me, quindi vediamo, e lasciamo il finale. Questo va a casa. Abbiamo copiato il nostro loop. Per me la tromba sul break ci sta bene. Cosa del genere. Ci siamo. Sì. La trombetta ci piace, sentiamo un po'. Copiamo sotto, vediamo di allargarla verso la fine. Ok, e quindi ripartiamo col drop con l'aggiunta di un trombone.
Oggi siamo stati un po' in astinenza da tromboni, ci mettiamo un trombone. Allora, trombone. Discrezione. Il trombone, o meglio dire un bel sax baritono. Due serie. Una cosa alla Do You Rock, diciamo. Andiamo a sentire come ci sta. Ci va copiata la batteria del broccoli. Praticamente è questa. E poi ci metteremo degli hi-hat adesso. Ok, quindi. Ci piace. Allora, rifacciamo così un po' meglio. Ok. Ok, e al secondo drop ci rimettiamo le voci. Direi che ci siamo quasi, ragazzi, eh? Vediamo un attimo come l'abbiamo fatto dall'inizio. Magari il sole è meglio. Every time.
Quindi vi sentiamo qua fino al secondo troppetto. La cosa è tu. Piattini.
08. Quindi andiamo a mettere sul secondo profitto. L'ho presa troppo veloce, questa è più lenta. Combinato. Più o meno lo shuffle c'è. Allora, quindi ho fatto questo per due, questo via, ok, questi qua per due, eccoci qua, dopodiché ritorniamo a discesa. Vado a copiare l'outro, praticamente uguale all'intro, giusto che non passi mancare niente. E più o meno abbiamo fatto, diciamo, la nostra mumbata. Posso dire senza me un uplifter, sicuramente sì. Sono Andrea qua. Uplifter ci vuole. Cioè no. E lo andiamo a prendere bello e pronto dai, da un bel pack sample che adesso vi dirò come si chiama. Che non mi va di farlo da solo, sono un po' stanco adesso. Quindi. Ce l'abbiamo qui. Una bella cartella a mengoli, eccoci qua. Allora, un filter, classicone, un bel fischione, lo tiriamo subito dentro. Poi vediamo se modificarlo a nostro piacimento. Drag and drop, ringraziando la Apple. Adesso lo andiamo a strecciare perché sicuramente non durerà le nostre battute. Proviamo a vedere quanto lo possiamo strecciare. Mettiamo un po' che cosa fai.
chiaramente manca anche il crash fondamentale. Allora, crash al volo e abbiamo finito, ragazzi. Cioè, finito, ci sarebbe da fare, però abbiamo abbozzato una cosa decente. Allora, andiamo a prendere un crash di quelli miei. Lo trovo al volo. No. Sì. Ok, andiamo subito a mettere sotto la flipper. Eccoci qua. Vediamo uno. Aspetta. Sicuramente ho preso quello già a reverso e dritto, quindi non dobbiamo neanche, neanche fare la fatica di riversarlo, anche se più che un crash avrei messo un gong qua, eh? Un bel gonghetto, magari la prossima volta. Se non ci stai, facciamo una piccola automazione di volume per quanto riguarda questa flip, un po' fastidioso. Partiamo da un meno 15 dB, anzi meno 18, per arrivare a un meno 6 di massimo, un altro che una bella branda. Anche meno, molto meno direi. 2-6, eccoli qua. Arriviamo da meno 19 a meno 11. Dove ce l'abbiamo iniziato la prima perfezionista
E poi non si dica che i ragazzi d'oggi non usano i Crash, eh? Questo qua te lo mettiamo a capire. Grazie, abbiamo finito. Grazie a tutti. Sì.